perché abbiamo anche una scambio, perché in quell'edificio che voi avete visto, che ha fatto di 5 piani, si trovano sotto lo stesso tetto ricercatori che fanno ricerca sul Galinare, un bellissimo stabulario al piano inferiore, ricercatori che fanno ricerca sull'uomo, il centro di ricerca clinica ha la possibilità di ricoverare, governare o di sviluppare progetti ambulatoriali, e nel quale apriamo il 1° dicembre una nuova struttura che sarà capace di fare uno screening completo per le malattie rare e per le patologie tiroidio-neonatali per tutta la regione Abruzzo, e speriamo anche di attirarlo da altre regioni, e lo screening completo per il cancro della mammella, l'analisi genetica per particolari forme di tumore suscettibili di trattamento particolare con farmaci mirati. Anche perché il piano poi quarto e quinto ci sono due piani di laboratori nei quali i ricercatori di base, biochimici, biologi, fisiologi, neurologi sperimentali, anatomisti, lavorano su progetti preclinici la cui implementazione sarà poi sviluppata nella parte clinica, con un'interazione bench-bench-bench, che non è soltanto di tipo scientifico, non è soltanto di tipo culturale, ma anche di tipo economico, perché le risorse attratte dalla sperimentazione clinica per l'industria vengono poi usate per foraggiare, usando un termine diciamo un po' pesante, la sperimentazione di base dei piani clinici. Questo è quello che stiamo cercando di realizzare, che è attivo ormai da 10 anni e che progressivamente sta crescendo come dimensione, però questo non basta. Come abbiamo detto prima, questi sono i primi due livelli di un cambiamento culturale dell'approccio alla ricerca e alla traduzione di questa in pratica. Il livello finale, il livello coinvolge le istituzioni. Questa mattina a Roma, alla Camera, insieme a me che sono presidente anche della FIDE, il presidente c'era Andrea Lenzi, il professor Lenzi, che è il presidente del Health Urban City, che sostanzialmente è una associazione internazionale che in Italia tra l'altro ha anche attivato l'attività di un gruppo un intergruppo parlamentare per studiare il fenomeno, che si dedica sostanzialmente all'advocacy, infatti presidente dell'associazione dei sindaci italiani in questo, all'advocacy per cambiare in senso salutistico le nostre città. La solitudine fa malare l'Alzheimer, abbiamo detto nel bellissimo intervento del collega, la struttura e la dimensione urbana della nostra città tende a favorire questa solitudine, al contrario di quello che era il nucleo extraurbano precedente. Ma la struttura della nostra città tende anche a farci stare fermi, tende anche a farci diventare pingui, quasi come me. Io in genere cerco di ingrassare con il cibo sano e buono, ma in quantità eccessiva. La struttura della nostra città tende invece a farci mangiare di corsa cose cattive, non riesce a farci camminare e in genere ci cementifica nel mindset. Tutto questo è patogeno. Ora, riuscire a cambiare l'atteggiamento patogeno dell'ambiente in cui viviamo è sicuramente uno sforzo titanico, è uno sforzo al quale ci dobbiamo prestare, perché anche attraverso di questo passa quell'azione che dovrebbe riuscire a ridurre le malattie di cui parlavo prima, a consentire un invecchiamento in salute e alla fine della fiera a renderci tutti più felici ma anche più ricchi, perché spendiamo di meno per difenderci o per curare questa situazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al professor Consoli. A questo punto giochiamo in casa, torniamo nelle Marche, lo facciamo insieme al dottor Gianni Genga, che è direttore generale dell'IRCA di Ancona, e insieme a lui al dottor Scendoni, che ci raggiunge qui al tavolo dei relatori, è responsabile dell'unità operativa di recupero, rieducazione funzionale e reumatologia dell'IRCA a Fermo. E qui torniamo a parlare di longevità attiva. Io solo pochi giorni fa ho incontrato in un bar a Fermo un 98enne fermano che faceva aperitivo con il suo amico di 94 anni e mi dicevano che il segreto di questa loro
salute anche mentale, era proprio questo, incontrarsi, confrontarsi, avere curiosità e aggiornarsi. Leggevano il giornale, grazie al cielo, ancora qualcuno legge i giornali, e penso che insomma quando parliamo di longevità attiva parliamo anche di questo. Sì, grazie. Ringrazio il Rotary di Roma Capitale di Fermo per l'invito, tra l'altro mi dà l'opportunità di tornare a Fermo, sono passato 4 anni, per me è straordinario, non so se con la dottoressa Cancani mi ha... Tra l'altro l'ICCA oggi è molto ben rappresentata, perché oltre a me, il dottor Sindone, c'è il dottor Bella Gamma, che è un pezzo di storia dell'ICCA di Fermo, poi il dottor Osvaldo Scarpino, che a proposito neurologo, a proposito dell'Alzheimer, tra l'altro è stato da i promotori, quello che ha creato il primo centro diurno nelle Marche, a Villa Russo, circa 20 anni fa, se non ricordo male, insomma. Quindi... Sì, sono passati esattamente 20 anni. 20 anni, centro diurno, insomma, che è stato in questi anni anche riferimento per la regione, insomma, anche per lo sviluppo della rete Alzheimer. Ma da parte mia sono così, con brevissimi spunti, anche perché insomma, poi il dottor Cendoni parlerà più nello specifico dei progetti transnazionali. Prima volevo collegarmi con una battuta al interessantissimo intervento da parte del professor Delita. Sempre da studi di Istat e del Censis, tra l'altro un altro degli aspetti che sono sempre più evidenti, che nell'ambito del fenomeno che purtroppo sta caratterizzando il nostro paese, in parte anche le Marche, da quando soprattutto è iniziata la crisi economica, non solo economica, sono nel 2008, c'è anche l'abbandono progressivo delle cure per una fetta sempre maggiore di persone. Oggi si stima circa il 10% sono delle persone che per motivi economici oppure per liste d'attesa, per altri motivi. E fra nell'ambito di questo 10%, gli anziani sono la categoria che più di altri, insomma, ecco, subiscono anche questo aspetto, per cui l'interesse di tutti coloro che si occupano di queste tematiche non può che essere alto. L'istituto è un istituto scientifico a livello nazionale, a carattere gerontologico, geriatrico, unico nella sua articolazione interregionale, presente anche in Lombardia e in Calabria, ed anche a Roma, anche se a Roma in realtà è chiusa la sede, e con la regione Marche, con la regione Lazio, è in abbastanza intenso il confronto in questi ultimi tempi per un progetto di riattivazione della sede. Anche lì c'è di mezzo un aspetto legato all'Alzheimer, insomma, perché in quell'area della capitale, insomma, ci sono alcune situazioni di carenza, chiaramente noi ci saremo per tutto quello che comporterà. È un istituto che si occupa, che fa naturalmente assistenza attraverso i suoi ospedali, che fa molta ricerca da sempre, è un po' insomma la cartina vera non solo dell'istituto, e molta anche ricerca transnazionale. Chiaramente gli ambiti di ricerca sono tanti, riguardano tutte le tematiche legate all'invecchiamento, fra queste anche le tematiche sempre di più in questi ultimi anni legate all'invecchiamento attivo. Ovvero, visto che si invecchia sempre di più, come è stato detto prima, come fare un modo per favorire quantomeno di allungare quella soglia, quella della quale poi comunque cominciano i problemi legati all'età. E tra tanti progetti ne volevo ricordare uno, per me è anche occasione insomma per citarlo, perché in questi ultimi 2 anni questo progetto ci vede coinvolti anche in regione Puglia e ultimamente anche in Sardegna, il progetto di longevità attiva in ambito rurale. Non è che abbiamo scoperto chissà che cosa, però noi abbiamo dato un contributo scientifico a un'idea del Ministero della nostra regione finalizzata a provare quando il ricoinvolgimento di anziani soli in attività, comunque in ambiente rurale, potesse favorire il mantenimento attivo nell'ambito cognitivo e quindi anche dell'aspetto fisico. C'è stato un primo progetto che ha coinvolto varie aziende che lavorano nel settore agroalimentare della nostra regione, e una molto importante che è qua di Fermo. E questo progetto ha avuto dei risultati riconosciuti anche a livello scientifico, a livello nazionale, adesso il progetto è ripartito con altre aziende, e l'obiettivo che questa volta la regione ci siamo dati con la regione è stato quello di estendere
profilo delle persone coinvolte anche alle persone coinvolte con disturbi cognitivi, un po' riprendendo anche qua esperienze di altri paesi, in particolare dell'Olanda. Questo credo che sia, insomma, ecco, cioè per noi sicuramente un impegno importante, però ecco, può essere un'opportunità anche per il nostro sistema, anche perché insomma situazioni di questo tipo, come è stato detto prima, insomma, sono sempre più frequenti, legate anche all'avanzamento dell'età. Un altro progetto che voglio ricordare è quello legato alla tecnoassistenza. In poche battute è difficile, insomma, è stato già detto quali sono le linee di intervento sulle quali bisogna lavorare per cercare di intervenire, insomma, per quanto riguarda questo aspetto della fragilità legata all'invecchiamento, potenziare gli ambiti di ricerca, attività di prevenzione, promozione della salute e così via. Tra questo, molto c'è anche quello che riguarda l'individuazione di nuovi modelli organizzativi anche di tipo sull'assistenza. Noi oggi abbiamo ancora, anche se questi ultimi anni, per tante motivazioni legate anche alla crisi economica e anche al definanziamento che in questi anni il sistema sanitario pubblico insomma ha avuto, abbiamo comunque un'assistenza ancora troppo ospedale-centrica e naturalmente dovremmo cercare di sviluppare tutti i modelli di assistenza territoriale. Riguardo a questo, un aspetto, un ruolo importante, insomma, riguarda anche lo sviluppo di modelli, come dire, che vedono la tecnoassistenza come supporto, no? Riguardo a situazioni che non possono facilmente accedere agli ambiti ospedalieri. Tecnoassistenza, insomma, se ne parla molto. L'istituto, tra l'altro nella Regione Marche, è quello che ha avviato la prima piattaforma, 20 anni, insomma, nel 98 avviò la prima piattaforma regionale di telemedicina. Oggi con l'IRCA di Ancona sono collegate 38 ex case di riposo, RP, RSA. Ultimamente ci siamo collegati anche con strutture che sono presenti nelle aree terremotate, insomma, una qua proprio a Fermo, provincia di Fermo, a Mandala, insomma, c'era un ospedaletto che non c'è più dopo il terremoto, quindi tutto il territorio è profondamente cambiato. E quindi anche gli anni di tecnoassistenza stanno evidenziando ancora una volta quanto con il coinvolgimento delle aziende produttive del territorio, della regione, non solo del territorio, non solo del nostro territorio, della nostra regione, comunque ecco, si possono individuare anche modelli che favoriscono quantomeno il mantenimento delle persone, no? su determinati luoghi e quindi avere un'assistenza sempre con il supporto della medicina locale, insomma, per avere un profilo di assistenza minimo, per tecnoassistenza. Lo spettro di cui si può parlare è amplissimo, però vi posso garantire, credo che di questo ce ne possiamo facilmente convincere, quanto possa fare la differenza, ad esempio, per una persona che è in un territorio dell'entroterra e non solo, che a volte ha difficoltà a fare elettrocardiogrammi, a fare una visita dermatologica e così via, avere meccanismi, strumenti che ti consentono di avere una opinione a distanza per il collega, chiaramente medico che è lì sul territorio, in genere medici di medicina generale. Questi progetti sono stati recentemente anche illustrati al Ministero, tant'è, insomma, che ecco, facciamo parte come parte scientifica anche della, siamo entrati, insomma, a coordinare la rete degli IRCCS a livello nazionale per quanto riguarda la parte proprio legata all'invecchiamento. E quindi, insomma, ecco, ho voluto dare velocemente, insomma, con un minimo di iscrizione quello che l'istituto fa. Adesso credo che Pietro lo spiegherà più in dettaglio, insomma, con due progetti. Vi ringrazio. Andiamo nello specifico di quello che è la ricerca traslazionale di questa riportata prima, cioè una ricerca da riportare nel territorio. Noi all'IRCA questi due progetti si sviluppano, io ho l'onore di fare da e uno si sta concludendo e l'altro sta partendo adesso. Tra le cronicità, una patologia emergente che nel secolo scorso quasi non veniva presa in considerazione, l'osteoporosi. L'osteoporosi, quando io ero giovane,
all'università era una malattia, era quasi la canizia e la calvizie, quindi un fenomeno dell'invecchiamento, quindi non veniva nemmeno preso in considerazione. Oggi che la totalità, molti arrivano a oltre 80-85, l'osteoporosi è diventata malattia e un problema sociale, perché è una delle cause di disabilità. Il collega prima ne portava 5, ma l'osteoporosi probabilmente e la frattura da fragilità, da diabete, malattie cardiovascolari, BPCA terapie annesse, porta a fragilità ossea, quindi fratture e fratture di femore. Di frattura di femore si muore, perché il 20% di questi pazienti entro un anno per conseguenza va a morte. Ma se non fosse questo, la società se ne fa carico, perché l'altro 85% va in grossa disabilità. E quindi il sistema socio-sanitario, prima ci diceva l'ingegnere, e poi e la famiglia e la persona di conseguenza. Allora, per andare nello specifico, vediamo adesso se facciamo partire solo pochi. C'è l'omino che ci dà la mano, che è la parola. Vai sul... inteso a contrastare questa malattia e le conseguenze, perché poi si tratta di affrontare l'osteoporosi non tanto per dire che comunque noi facciamo prevenzione sul osso e che è corotico, ma noi la prevenzione la facciamo per la prevenzione della fragilità, quindi della frattura. Il progetto Fior di Loto e quindi l'osteoporosi è una patologia caratterizzata da diminuzione del contenuto di minerali dell'osso, ma soprattutto deterioramento dell'architettura, quindi fragilità e frattura, come dicevo prima. Questo è l'acronimo, fragilità ossea a rischio fratturativo, perché poi l'obiettivo è di ridurre il rischio fratturativo, che sia della frattura vertebrale, che sia femorale, come dicevo prima. Uno studio su donne ultra cinquantenni per la validazione clinica di un nuovo strumento diagnostico nella patologia osteoporotica. E andiamo nel merito. La probabilità che una donna bianca dopo la menopausa vada in coda per frattura dell'osteoporosi a qualsiasi frattura del 40%, 17-20% di femore. La frattura di vertebra predispone poi a frattura di altre vertebre o frattura femorale, questo è un dato osservazionale. Ecco qua, 20% dopo una frattura di femore muore entro l'anno, disabilità permanente del 30%, quindi impossibilità a camminare forse nel 40%, ma comunque di svolgere autonomamente semplice attività di vita quotidiana e con impaccio nell'80% dei casi. Quindi vedete che la patologia, la fragilità, la osteoporosi è impattante.
E qui mi piace riportare un, adesso senza andare al diagramma, se vediamo in alto a sinistra dove parte l'ottantenne, molto ottantenne, senza disabilità, cioè questa sopra, e con disabilità, vedete che la disabilità come la frattura di femore riduce l'aspettativa di vita nel 20%, cioè riduce a picco nel diagramma, e poi ho un'aspettativa di vita di 4, 5, 6 anni, cosa che non succede anche nell'anziano che parte senza disabilità anche con altre comorbidità, cioè altre malattie. Quindi vedete che la disabilità è impattante sulla qualità della vita, ma anche sull'aspettativa di vita. Quindi superare gli 80 anni senza disabilità è un fattore prognostico positivo e quindi lì dobbiamo tendere. Ritornando alla nostra osteoporosi, tutti avete sentito parlare che la diagnosi di osteoporosi si fa col densitometro, la mineralometria ossea, la MOC, è un esame che viene dall'ingegneria spaziale, perché quando gli astronauti sono andati sullo spazio, ritornando senza gravità, si era osservato che perdevano molta massa ossea, nel giro di qualche settimana addirittura il 30% di massa ossea, così come succede nei pazienti allettati troppo a lungo nei nostri ospedali, che perdono anche lì massa ossea. Quindi chi ha già probabilità, e quindi si è andata a misurare questa densità, parlo di densità e quindi di massa ossea, non di resistenza dell'osso, e comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo riconosce come un esame per far diagnosi di osteoporosi. C'è un gradino inferiore, una media inferiore che dice osteopenia oppure normale. Questi sono esami che si rivolgono alla maggior parte dei pazienti di quell'età a cui si fa l'esame. Cosa noi vogliamo fare con questo nostro progetto? Una diagnosi innovativa, andare alla ricerca e a quantificare la microarchitettura dell'osso, perché non ci importa, abbiamo notato noi, poi vedremo qualche numero, che non è importante di quanto osso c'è, ma della qualità dell'osso, di quanto è elastico, di quanto è resistente. Vi faccio un esempio, la Torre Eiffel non è un blocco unico, e per avere quella resistenza che ha è stata una realizzazione ingegneristica per cui con poco peso si è andato in alto e ha avuto quella struttura che resiste tuttora. Quindi è la qualità, non la quantità, che fa la differenza. E la nostra proposta è quella di andare a fare una biopsia dell'osso, perché qualche tempo fa si facevano anche le biopsie, ma non ci possiamo permettere di fare una biopsia dell'osso a tanti pazienti che noi riteniamo probabilmente vanno incontro a un'osteoporosi. E quindi noi ci siamo messi l'obiettivo che con la risonanza magnetica e con degli indici biomeccanici anche di tipo ingegneristico e matematico possiamo risalire alla qualità dell'osso. Il nostro metodo è quello quindi di andare a fare questa biopsia ipotetica in risonanza magnetica con una scansione di pochi minuti per l'osso corticale, l'osso trabeculare all'interno di questa vertebra, e trasvoliamo l'ipervole l'indice beta di cui noi i matematici abbiamo sviluppato questa forma, e l'abbiamo comparata con la densitometria ossea. Ecco, sulla sinistra questi sono dati preliminari dell'anno scorso, su 150 pazienti di queste donne con osteoporosi e osteopenia iniziale, il 30% l'abbiamo beccate con già fratture vertebrali di cui erano inconsapevoli, e il 44% di queste fratture insistevano su un'età superiore a 65 anni, ma la cosa che comunque lateralmente a destra vedete che circa il 30% delle fratture vertebrali insistevano su pazienti che erano diagnosticate come osteopenia, cioè un livello debole. Quindi riaffermiamo il discorso che la densitometria ossea, la MOC, non è specifico per poi predire le fratture. Andiamo avanti.
E quindi questo metodo innovativo, la combinazione appropriata di tecniche di medical imaging non invasive come la risonanza magnetica, e quindi l'indice beta e comunque questa, l'indice fattale da cui il modello matematico di Grosso è sensibile a questa valutazione, pensiamo di poter dare questo obiettivo, cioè l'obiettivo strategico dello studio è la validazione clinica di un metodo basato sull'analisi della lacunarità frattale dell'osso trabecolare come indice matematico rilevato dalle immagini di risonanza magnetica di una vertebra lombare, e vi tolgo tutta l'altra descrizione di questo indice beta. Stiamo concludendo questo studio proprio in questi anni e l'obiettivo sarà quello di allargare questo studio a centri nazionali e internazionali per la validazione, perché comunque a noi interessa sempre di più ad avere un indice più preciso e predittivo della fragilità dell'osso e quindi di un'osteoporosi, un'osteopenia index che poi andrà a frattura, perché oggi l'obiettivo è quello della medicina di precisione. Abbiamo farmaci importanti, efficaci, sia in prevenzione primaria, chi magari va incontro a fragilità dell'osso, sia per chi ha già avuto una frattura vertebrale o femorale. Ma questi farmaci sono costosi e la medicina di precisione è il farmaco giusto alla persona giusta, perché non ci possiamo permettere di spandere farmaci anche costosi, sì per la prevenzione, ma una grossa fascia di popolazione. E quindi questo è l'obiettivo del fior di loto. Speriamo che nel tramite di questi giorni facciamo un confronto tra l'indice beta e la morfometria vertebrale e tutti gli altri esami, per poi partire con la validazione di questo esame che si potrà riportare nel territorio, perché grazie al cielo la risonanza magnetica è un'indagine che possono fare tutti gli ospedali, è un'indagine che non è come per l'ernia o di altre patologie, in 4 minuti c'è una scansione per cui su una sola vertebra si può ricavare l'indice beta. Questo invece è uno studio che sta partendo adesso, è lo studio Smart Village. Questo non è un progetto solo dell'IRCA, ma è un progetto con la collaborazione della Regione Marche, dell'Università, dell'IRCA, quindi noi, che facciamo un po' la capofila per lo screening, diciamo, di queste persone, di questi pazienti, ma ci sono soprattutto i comuni e ci sono i gruppi di medici di base. Cosa vogliamo fare con questo progetto? L'anzianità e quindi la disabilità, e quindi è volto a sviluppare e implementare un nuovo modello di assistenza socio-sanitario per pazienti over 75 attraverso una piattaforma di servizi, soluzioni e ambient assistant living. Cioè, oltre i 75 anni, come possiamo mantenere la nostra vitalità e dare vita agli anni che verranno? Perché abbiamo coinvolto anche comuni e associazioni di medici di base? Perché nella disabilità, o soprattutto per lo screening di chi comunque sta lì per perdere le abilità e andare in disabilità, dobbiamo intervenire, e dobbiamo intervenire nei loro paesi, nei loro borghi, sotto la loro torre, sotto il loro campanile, prima che vanno in disabilità. È un lavoro di team, è un lavoro di gruppo, è una grossa sfida, ma una cosa è certa. La riforma sanitaria del secolo scorso, del 1970 e oltre, è stata fatta la riforma, oggi non regge più. Oggi non regge più il servizio sanitario. E quindi dobbiamo trovare nuove soluzioni. Queste soluzioni potranno venire da un lavoro di team fatto sì da medici, da professionisti, e ritorniamo alla medicina diciamo di precisione, che non può prescindere da una medicina specialistica, anzi iperspecialistica, ma abbiamo sempre più bisogno che questa medicina specialistica sia integrata in una visione, diciamo, olistica,
e ci deve essere un team manager di questa situazione, dove anche l'assistenza remota, la telemedicina, tutto si può integrare, e la prevenzione deve essere fatta in un gruppo e in un team. E questo è un progetto che sta partendo in questi giorni, è stato inaugurato a marzo di quest'anno. Grazie per l'attenzione.